sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Bene, cari amici, buonasera a tutti, qui in studio centrale da Treviso. Iniziamo con la diretta Science. Iniziamo subito. Prima di passare la parola a Massimo, se non ti dispiace, volevo dire due parole perché ho avuto una brutta notizia. E quindi insomma, volevo salutare un mio caro amico che stanotte se n'è andato, che era anche un collaboratore di Radio Science dal 2015, collaborava con delle trasmissioni, prima con Il Riccio Incazzato e poi con un'altra trasmissione che ha avuto un certo successo, con Don Quisciotte e i Mulini a Vento. Insomma, Don Quisciotte e i Mulini a Vento è andato in onda fino al 2017. E volevo salutare appunto questo amico mio e dare un abbraccio a tutti i familiari, perché stanotte se n'è andato. È morto Alfredo Story. Ciao Alfredo, un abbraccio, e quando sarà il momento ci vedremo nel mondo della verità, come si dice dalle mie parti. Detto questo, che era dovuto perché ci tenevo tantissimo, perché il suo amico, ci conoscevamo da tanti anni, da oltre 30 anni. Passiamo subito con la nostra diretta, la diretta Science, e passo subito, Massimo, a darti la linea per l'aggiornamento delle notizie. Ci colleghiamo con te, Massimo, con la testata giornalistica appunto di Venezia, Pianeta Oggi TV. Massimo, e poi dopo ritornerai a me quando avrai finito. Vai, Massimo. Certo, Rosario, grazie. E naturalmente su questa triste notizia che colpisce anche noi di Pianeta Oggi TV, perché conoscevamo bene Alfredo Story di Radio Reno Web, appunto ripeteva anche i nostri programmi delle varie dirette. Ci associamo con il pensiero, naturalmente, di fronte a queste situazioni, a volte potremmo anche dire quasi inspiegabili. Rimaniamo spiazzati, ecco, di fronte a questo vuoto che poi si presenta. Tu hai parlato, ci troveremo nel mondo della verità, sì, però in questo rimaniamo spiazzati di fronte, ripeto, e sottolineo, al vuoto. Andiamo avanti dunque con le notizie, come di consuetudine, anche se poi non è facile, no? Concentrarsi poi su tutto un altro discorso più giornalistico, più tecnico. Dopo queste notizie, io presento bene il volto di Alfredo Story, Radio Reno Web, che ringraziamo tantissimo per la collaborazione, per tutto quello che ha fatto, per aver amplificato questi nostri messaggi informativi atti alla tutela della vita e del pianeta. 19:06, siamo leggermente in ritardo, non importa, questo è un pensiero che dovevamo dire, che rimarrà sempre davanti a noi questo grande esempio, potremmo dire questo grande esempio immortale. Veniamo alle notizie allora. Dunque, nel 2000 parliamo della violenza sulle donne, un'altra piaga del nostro pianeta. Questi uomini brutti che purtroppo esistono, che girano per le nostre strade, questi maledetti. Allora, nel 2017, pensate, 54.706 donne hanno contattato almeno una volta il centro antiviolenza, in media 173 per ogni centro, lo rileva l'indagine Istat-CNR. Sono state 32.632 le donne che sempre nel 2017 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Le strutture del nord hanno accolto in media 143 donne, quasi il doppio che al sud con 58. Le donne straniere che si sono rivolte a un centro antiviolenza sono state 8.711, 28 in media per ogni struttura. Ed ora giriamo pagina, veniamo a un'altra notizia in primo piano, il nord-est che è stato colpito diverse volte da forti ondate di maltempo che non si registrano, non sono mai registrate fino ad ora, anche
alla faccia di coloro che dicono ma è sempre successo. No, non è vero niente, perché una cosa del genere non è mai successa. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Quindi anche nella serata di ieri il nord-est è stato colpito da una nuova ondata di maltempo di notevole intensità. A Verona c'è stata una violenta grandinata accompagnata da forti venti con nubifragi. Si registrano strade imbiancate, poi allagate e diventate fiumi. Forte temporale anche nella zona a sud della provincia di Treviso, con forti venti fino ad arrivare nel veneziano con bombe d'acqua a Mestre e parte dell'interveneziano, andando poi ad interessare ancora la laguna di Venezia ed il centro storico, con allagamenti nelle Calvi a causa dei tombini intasati. Quante volte abbiamo spiegato, per ad esempio anche nelle nostre trasmissioni, con ad esempio il comitato allagati dell'interveneziano, quanto è importante la pulizia delle feritoie, dei tombini. Dunque, si sono registrati diversi disagi in laguna, diversi disagi anche nei trasporti, treni, ad esempio anche treni fermi, alberi caduti nelle strade. Ricordiamo anche qui da dove siamo con la nostra testata, a pochi chilometri dell'interveneziano, a Faro Vento, alberi caduti proprio vicino alla 14, alla strada a due carreggiate statale 14 bis. Poi com'è andata a finire? Praticamente il fronte temporalesco si è successivamente spostato verso est. Ricordiamo che nella giornata di domenica un altro forte temporale si era abbattuto in laguna con una burrasca insieme a grandinate e raffiche di vento, causando problemi seri ad una nave da crociera, la quale ha rischiato di travolgere diverse imbarcazioni del servizio pubblico a CTV. I fenomeni si sono poi attenuati, lasciando non poche polemiche alle spalle. Dunque, veniamo quindi a questa zona parecchio colpita, in modo particolare l'interveneziano. C'è stata infatti, soprattutto nella parte, diciamo, est dello stesso, vale a dire, diciamo, da Mestre Centro verso l'aeroporto, verso San Donato di Piave, verso l'entroterra Marcon e Quarto d'Altino. Ecco, c'è stata davvero una, oltre al vento forte, una fortissima pioggia, proprio una vera e propria, potremmo dire, bufera, insomma, e si faceva fatica a vedere anche le case di fronte a poche decine di metri. Questo per rendere un po' l'idea di cos'è accaduto. Ecco, negli anni precedenti, voglio dire prima del 2010, ogni volta questo territorio veniva allagato sistematicamente, con disagi non da poco per gli abitanti. Sono stati fatti, dopo la grande alluvione del 2000, il grande allagamento del 2007, dal 2010 poi con il commissario straordinario, l'ingegnere Mariano Carraro, sono stati fatti dei lavori di messa in sicurezza. Ecco, allora, di fronte a quello che è accaduto nella giornata di ieri sera, nella serata di ieri, e anche domenica, ma anche sabato, ecco, io vorrei capire un po' meglio come ha tenuto il territorio dopo questi lavori. Potremmo dire che ha avuto il collaudo. Allora, per sapere come è andata, se effettivamente questi lavori quindi sono stati fatti bene, ecco, e in collegamento telefonico proprio da Faro Vento abbiamo il rappresentante del comitato allagati, Fabrizio Zabeo, che ricordo quante trasmissioni abbiamo fatto, interviste sul posto per verificare lo stato del territorio e far emergere i lavori che devono essere fatti praticamente. Tutto questo con un dialogo molto bello con le istituzioni qui dell'entroterra veneziano. Allora, Fabrizio, ci sentiamo. Intanto ti posso dare del tu. Ciao Fabrizio, e come stai dopo tanto? Ciao Massimo e buonasera, grazie a Radio Saiut. Noi siamo abbastanza bene e diciamo, ecco, parliamo del maltempo e diciamo che in ogni caso la fobia di un allagato rimane sempre, ecco, la paura c'è sempre, perché bisogna viverla per capire un attimo cosa sia. Però in realtà, come hai detto tu,
lavori sono stati fatti, e per questo che voglio essere positivo, perché abbiamo visto dei fenomeni abbastanza intensi e abbiamo visto tutta l'Italia come è messa, è una situazione critica, e perché abbiamo trascurato per 30-40 anni e abbiamo sottovalutato. Adesso tutti i modelli sono cambiati, meteorologici, il modo di come piove, il caldo, il freddo. E per quello che voglio essere positivo nel dire che se si fanno i lavori, se si inizia a progettare in maniera, va bene, sensata e non in modo, va bene, come è stato fatto per 30 anni, forse riusciremo a salvarci. La dimostrazione è qui da noi, che nel 2007 comunque andavamo sotto ogni 3 mesi una minima pioggia. Certo che il commissario che era stato investito di questo problema grandissimo, e avevano visto che ci volevano 365 milioni di euro per mettere appena in sicurezza il nostro territorio della terraferma veneziana, sto parlando non di Venezia Lagata, terraferma veneziana, sempre comune di Venezia, certo, Mestre e dintorni, Mestre, Favaro, Tessera, Campalto e frazioni, ecco, importanti comunque che fanno, ecco, di questi lavori, di questi 365 milioni che praticamente era il conto salato che ci voleva per mettere in sicurezza, sono stati spesi 100 milioni, che è un'enormità, e sono i 200 miliardi di una volta, e tanto è stato fatto che siamo in una certa sicurezza, nel senso che se dovesse piovere, in ogni caso, come l'abbiamo sentito con queste bombe d'acqua, certamente le fogne sono ancora, la rete fognaria è ancora insufficiente, sicché comunque verremo allagati. Però questi grossi interventi fatti, almeno il 25% è stato fatto, ci ha messo in sicurezza. Per quello voglio essere ottimista, e voglio anche così dire che se riusciamo a cambiare modo di fare noi italiani, va bene, tutti, probabilmente riusciremo a rimetterci lentamente in, voglio essere positivo, in sicurezza, ecco. Ma lo vediamo anche da tutto il territorio italiano, e per quello che dico, noi nel 2007 abbiamo iniziato, ma in 10 anni, in 12 anni abbiamo visto cosa è successo in Italia. Sì, infatti. Ecco. Quindi possiamo dire, allora, per quanto riguarda l'Inter veneziano, perché non abbiamo più tempo, abbiamo finito, in battuta, quindi ha tenuto, ed è sempre, comunque ti dico con parole del commissario anche, sì. Non siamo ancora in sicurezza, non lo dico io da allagato, lo dice il commissario. Perché? Perché in realtà sono stati investiti il 25% di un'enormità di soldi, ma era trascurato al massimo. Pertanto, per dare un messaggio positivo, ma che è reale, è che siamo leggermente più sicuri di 10 anni fa, però non sappiamo il tempo come va, perché se in un quarto d'ora piove 150 millimetri, ecco, noi siamo sotto sicuramente. Per questo che dico, voglio essere positivo, voglio dare positività e anche speranza, come l'abbiamo avuto anche noi, non solo toccando per mano, e lo sai anche tu, però comunque c'è da fare. Bene, questo che allora, voglio dire. Perfetto, faremo, controlleremo ancora il territorio, faremo dei servizi proprio, certo, sul luogo, con la tua collaborazione, che io ti ringrazio tantissimo, perché mi ha fatto proprio, potremmo dire, diversi anni insieme di continui servizi per sollevare i vari problemi, i punti più critici, ecco, che poi sono stati in gran parte sistemati. Grazie tantissimo a Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Lagatti di Faro Vento dell'Inter Veneziano, per questa collaborazione. Grazie a voi tutti.
Benissimo, allora stacchiamo il collegamento con Venezia, Fabbro Veneto, linea subito, anzi vi do un flash a taglio primo della nostra testata, volevo segnalarvi questo articolo di Antimafia 2000 dal titolo Quasi 100.000 firme per il PM Antonino Di Matteo saranno consegnate al CSM, articolo scritto da Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000. Ed ora 19.17, scudo la linea alla regia centrale Rosario Moreno. Grazie Massimo. Ed ora la diretta Saiuz prosegue dando la linea Pordenone all'associazione Il Sico Moro. Impostazione Skype troviamo Alviano Appi che ci presenterà l'argomento di oggi con il suo ospite. Ricordiamo che in caso di notizie urgenti Pianeta OGTV potrà richiederci la linea in qualsiasi momento. Ma ora la parola passa ad Alviano. Alviano, se ci sei, batti un colpo. Eccomi, gentili ascoltatori, ascoltatrici, ben trovati. Questa sera abbiamo come ospite il caporedattore della rivista Antimafia 2000, Aaron Pettinari. Lo abbiamo invitato perché la rivista Antimafia 2000 in questo periodo, il mese di luglio, è un mese particolarmente caldo, denso di impegni e di attività. Intanto grazie Aaron per aver accettato l'invito, grazie molte. Grazie Alviano, grazie a voi Radio Saius, saluto tutti quanti, Massimo, Rosario e tutti quanti gli radioascoltatori ovviamente. Allora, dicevo Aaron, che la vostra è una rivista online, avete cominciato il vostro lavoro nel 2000, però non fate soltanto una profonda opera di diffusione, di informazione sul tema della legalità, informate sui processi, informate sulle indagini che diciamo riguardano specificatamente la legalità e in modo ancora più particolare tutto ciò che può essere considerato un metodo criminale mafioso. Però date anche sostegno a diverse associazioni, collaborazioni con le Agende Rosse di Salvatore Borsellino oppure Libera di Don Ciotti, collaborate anche, date un aiuto a Padre Scordato che diciamo in qualche modo raccoglie e tutela un po' i ragazzi del quartiere Ballarò di Palermo, quei bambini che altrimenti sarebbero lasciati un po' a loro stessi. In più, bisogna dire che avete anche molte iniziative vostre. Io intanto ti vorrei chiedere di condividere con i nostri ascoltatori che cosa avete in cantiere per questo mese. Ci stiamo preparando per quanto riguarda ovviamente le commemorazioni del 19 luglio a Palermo. Ci sarà una 3 giorni di fatto per quanto riguarda inseriti all'interno del cartellone delle Agende Rosse che organizza questa 3 giorni dal 17 al 19 luglio appunto, anzi quest'anno addirittura c'è anche un appendice il 20 con la presentazione. Con un incontro alla Casa di Paolo con Piera Aiello, si inizia appunto alla Casa di Paolo che festeggia il suo, tra virgolette, compleanno, la sua apertura. Il 17 luglio in serata ci sarà il nostro evento, quello che noi organizziamo tradizionalmente alle ore 20:30 alla Facoltà di Giurisprudenza in Via Macheda, con ospiti, una sorta di stati generali dell'antimafia per certi versi. Quest'anno abbiamo come ospiti presenti l'ex procuratore di Messina Guido Loforte, magistrato oggi in pensione, che però è stato a lungo anche qui a Palermo, protagonista di diverse indagini sin dai tempi appunto di Falcone e Borsellino, lui li ha conosciuti di persona. Poi abbiamo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, ovviamente Salvatore Borsellino, il nostro direttore Giorgio Bongiovanni.
e ci saranno anche dei contributi video per quanto riguarda alcuni, come il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, il procuratore generale di Messina Felice Lima, l'ex PM del processo repetitivo è stato mafia Roberto Tartaglia, che lascerà un piccolo contributo lo stesso, e anche l'ex PM Antonio Ingroia. Tartaglia, che oggi mi sono scordato di dirvi, non è che è ex PM, è ancora magistrato, ma in questo momento lavora per la commissione parlamentare antimafia in qualità di consulente. Quindi sarà un modo per trovarci a parlare di quelli che sono i nostri temi. Paolo Borsellino, una strage di Stato alla ricerca dei mandanti esterni. Questo è il tema che affronteremo, perché chiaramente Antimafia 2000 nasce proprio con l'obiettivo di cercare, dare i suoi contributi di verità sulla ricerca dei mandanti esterni delle stragi 92-93. 27 anni dopo la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, 27 anni dopo quel drammatico 1992, ci sembra giusto tornare ancora su questo aspetto, che dopo le sentenze che ci sono state negli ultimi anni, quello scorso anno la trattativa Stato-mafia, ma prima ancora anche il Borsellino Quater, si può dire con certezza che la strage di Via D'Amelio è una strage di Stato, e si può dire anche da qui si deve ripartire per la ricerca della verità, che purtroppo ai noi non è ancora completa. Benissimo. Senti, bene tutte queste attività che voi state facendo, io vorrei aggiungerne anche un'altra, sulla quale ti chiedo anche di dire due parole, perché circa un mese fa voi sulla piattaforma di change.org avete fatto partire un appello affinché il magistrato Nino Di Matteo venga reintegrato nel pool stragi che da qualche mese era stato costituito da Federico De Rao, che è il commissario antimafia, e quindi il da che cos'è partita questa vostra iniziativa? Avete raggiunto quasi 100.000 firme, e che cosa quindi vi proponete? E un po' qual è la pietra dello scandalo? Ma la questione, l'appello è un appello alle istituzioni competenti affinché non sia lasciato solo delegittimato il magistrato Antonino Di Matteo. Questo appello è stato lanciato chiedendo ai cittadini di firmarlo, e che verrà poi inoltrato al Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo competente per la tutela dei magistrati, o per meglio dire la tutela appunto dell'onorabilità del magistrato. La vicenda nasce da una decisione presa dal procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao di estromettere dal pool che indaga sulle stragi e sui mandanti esterni del sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Di Matteo. Una decisione che è stata presa a seguito di una intervista pubblica andata in onda sulla 7 Atlantide, condotta da Purgatori, nei giorni antecedenti la strage di Capaci. E una decisione che, da quello che è emerso, sembrerebbe che per quell'intervista, con quei commenti che Di Matteo avrebbe fatto, avrebbe dichiarato, avrebbe in qualche maniera minato la fiducia dei magistrati, dell'ufficio, e quindi anche la fiducia nei rapporti con le altre procure, e quindi il procuratore capo ha preso questa decisione di estrometterlo. Adesso noi l'abbiamo sentita quelle dichiarazioni dell'intervista, non è stato detto alcunché di nuovo, alcunché di ignoto di fronte agli organi, al grande pubblico, insomma, cioè, quindi si è parlato semplicemente di cose che già si conoscevano, certo, elementi
che sicuramente saranno oggetto di indagine, ma erano elementi noti, non erano niente di segreto. E per questo motivo si è presa questa decisione di in qualche maniera sostenere il magistrato, che è tra i più, è il più scortato d'Italia, il più minacciato d'Italia, che ha avuto tanti anni, è sempre stato al centro di indagini pericolose e importanti proprio sul tema delle stragi e da ultimo quello sulla trattativa Stato Mafia. Quindi a nostro avviso si è commesso evidentemente un errore dal punto di vista del rinunciare a una figura di questa portata in un momento storico così importante come quello di oggi, dove forse il raggiungimento della verità per certi fatti è più che mai vicino. E quindi proprio perché abbiamo avuto sentenze come quella sulla trattativa Stato Mafia e sul Borsellino Quater che coadiuvano determinati tipi di indagini, e quindi è stata fatta questa raccolta firme, che è stata chiusa con oltre 100.000, con oltre 97.000 firme, 97.700 e qualcosa, se non vado errato, sto andando a memoria. Verranno consegnate al Consiglio Superiore della Magistratura nelle figure competenti, che sono ovviamente il Capo dello Stato, ma più che il Capo dello Stato il Vicepresidente Ermini e i consiglieri, affinché in qualche maniera possano vedere che c'è, possano tenerne conto, senza ovviamente condizionare alcunché nella scelta, perché comunque il CSM sarà chiamato a valutare i fatti e esprimersi sul ricorso che il dottor Di Matteo ha presentato comunque rispetto alla decisione del procuratore nazionale antimafia. Si starà a vedere come andrà a finire questa storia. Sappiamo che questi tipi di procedimenti, in questo momento il CSM ha delle sue problematiche, delle sue situazioni molto aperte. Abbiamo visto gli scandali che ci sono stati per quanto riguarda alcune indagini che hanno coinvolto anche alcuni consiglieri che tra l'altro si sono dimessi, e quindi c'è tutta una situazione, insomma, che non sappiamo quando è che sarà valutata questo ricorso. Insomma, il provvedimento probabilmente si farà, penso, entro la fine dell'estate, presumo, però ecco, è difficile dirlo proprio per il fatto che siamo in un momento particolarmente delicato. Certo, sì. Certo. Allora, senti, non è facile per il cittadino comune rendersi conto di una cosa, e adesso con te cerchiamo di fare questo. Questa raccolta di firme per certi aspetti è anche un tentativo di non lasciare isolato, come a suo tempo è successo a Giovanni Falcone, un magistrato che, come hai detto tu, è anche il più scortato, perché è anche quello che maggiormente è attaccato. C'è un ordine di Totò Riina di uccidere Nino Di Matteo, e sappiamo che ci sono già arrivati, la mafia dispone di 200 kg di tritolo a questo scopo. Però quello che colpisce un poco, che io vorrei che tu riuscissi a spiegare a chi ci ascolta, la stessa magistratura non è unita intorno a questo magistrato particolarmente coraggioso, non è da molto tempo, da alcuni giorni ci sono delle indiscrezioni che l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara chiedeva in una, parlando con un altro magistrato e facendo riferimento al fatto che Di Matteo ha un ruolo importante in questo nuovo pool che deve indagare sulle stragi e sui mandanti esterni. Bene, un magistrato chiede
ancora prima che ci fosse questa trasmissione di Luca Pulgatori, che venga rimosso, quasi che si tema la presenza di una persona retta, incorruttibile in qualche modo, e la si voglia proprio isolare. Cosa succede all'interno della magistratura? Ma all'interno della magistratura queste cose sono sempre state, sin dai tempi di Falcone, di Borsellino, questi tipi di ingerenze o invidie e anche di segmenti, diciamo così, di potere che in qualche maniera hanno fastidio che determinate cose vengono fatte, hanno fastidio che determinati magistrati possano fare il proprio lavoro. Ma in questo caso quello che colpisce è la coincidenza, sicuramente. Non possiamo non so se le due cose sono strettamente correlate l'una con l'altra, mi spiego meglio, nel senso che noi non possiamo sapere se effettivamente quella richiesta di Luca Palamara in quella chiacchierata è stata portata all'orecchio del procuratore capo, e quindi questo in qualche maniera, cioè questo non lo possiamo dire, non si può assolutamente dire, anche perché al tempo, quando fa questa richiesta, dobbiamo dirlo, il procuratore capo aveva assolutamente designato Di Matteo per il pool, quindi diciamo che da un certo punto di vista sembra che è una cosa scollegata. Certo, c'è la coincidenza temporale che comunque salta all'occhio e che colpisce, che giusto dopo 20 giorni accade proprio quello che si augurava il Palamara. Detto questo, il dato che noi possiamo cogliere da tutta quanta quell'intercettazione, da tutta quanta quella situazione, è proprio il fatto che c'è una sorta di contrasto, di non appoggio da parte di una certa magistratura che condizionava un sistema di potere contro un magistrato che è fuori da ogni tipo di logica di correnti, perché lo scandalo in tutta quanta quella vicenda è proprio che a parlare di quelle cose è colui che stava condizionando o cercava di condizionare, parlando con politici e quant'altro eccetera, condizionava le nomine che ci sarebbero state alla procura di Roma, le nomine in altri tribunali eccetera, cioè quindi di fatto un sistema di potere che in qualche maniera stava condizionando l'ordine della magistratura. Questo è quanto avveniva con quelle chiacchierate, che ce ne sono diverse. Quella è un'intercettazione, ma inserita all'interno di un'inchiesta, quella della Procura di Perugia, che è molto, molto complessa e articolata, che riguarda appunto questi tipi di aspetti. E questo ci deve far riflettere, perché significa che ancora oggi, lo dicono in tanti magistrati, c'è una situazione all'interno delle, anche lo stesso Di Matteo ha più volte denunciato proprio la spartizione, no? dei posti da parte delle varie correnti, il fatto che la magistratura non si sia riuscita, spesso segua delle logiche di più di potere e di opportunità carrieristica che non di altro, e quindi è questa la situazione che si respira in questo momento all'interno della magistratura stessa. E il fatto che è vero, Di Matteo sicuramente non è un magistrato amato da un pezzo forte del potere, anche all'interno, in passato ci sono stati vari provvedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti, poi chiusi dal punto di vista della carriera. Dal punto di vista della carriera non è stato sicuramente è stato più osteggiato che favorito, ecco, altro aspetto non secondario, però credo che ci sia anche un pezzo di magistratura che sia al suo fianco, che tanto che oltre 100 magistrati hanno firmato un appello proprio per chiedere, hanno firmato non il nostro appello, hanno firmato una lettera loro, proprio una lettera, inviandola per chiedere loro che Di Matteo sia reintegrato nel pool, quindi per sostenere proprio il magistrato. Quindi diciamo che dall'occhio interno della magistratura
ci sono varie situazioni, ecco. C'è una situazione di sistema di potere che è contro e c'è un'altra che è favorevole, ma questo è sempre stato un po' una sorta di contrasti, no? C'è stato sempre anche ai tempi di Falcone, c'era chi era pro Falcone alla nomina per nominarlo come procuratore capo e poi la procurazione antimafia, e c'è chi ha dato contro per poi proporre Antonino Meli e quindi fare il Giuda di cui parlava Paolo Borsellino quando a Casa Professa nel giugno del 92 disse proprio in quel momento che al CSM quando il CSM gli preferì Meli, in quel momento che Falcone è iniziato a morire, perché in quel momento è stato isolato e questo è il fatto. Esatto, una sorta di fuoco amico all'interno proprio di uno dei tre poteri che costituiscono un po' quello parlamentare, quello del governo e quello appunto giudiziario, che costituiscono un po' la nostra democrazia. Senti Aaron, io ti volevo chiedere anche un'altra cosa importante. Tu qualche tempo fa hai avuto modo di fare un'interessante intervista al nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia, il senatore 5 Stelle Nicola Morra, sì. Che ha sostituito in quella carica Rosy Bindi. E io ti volevo chiedere, so che Nicola Morra si era dato alcuni punti forti di questa commissione parlamentare antimafia, che sono indagini sulla massoneria, che è un rafforzare i trattati internazionali per riportare in Italia importanti latitanti, ci viene in mente, sì, Amedeo Matacena, e anche appunto approfondire le responsabilità dei rapporti Stato-mafia. E quindi io ti chiedo, tu hai fatto questa intervista, che impressione hai avuto intanto della persona, e dopo affrontiamo alcuni temi che ci sono stati, l'impressione della persona e del lavoro che sta cercando di fare. Io credo che già solamente il dato che abbia chiamato come consulente all'interno della commissione di un magistrato preparato, seppur giovane, come Roberto Tartaglia, da indice della volontà di fare qualcosa di importante all'interno di questa commissione parlamentare antimafia. Sono ormai anni che esiste la commissione parlamentare antimafia, è importante, ha un ruolo importante, perché comunque tramite essa, che ha dei lavori, che ha dei poteri di indagine investigativi pari a quelli della magistratura, cambia solamente che non può condannare, però dal punto di vista investigativo ha gli stessi poteri di chiamare le persone, di obbligarle a testimoniare, cioè insomma tutta una serie di cose molto importanti, e quindi si può fare una valutazione politica anche su determinati fatti. Da questo punto di vista diventa importante che è stato costituito, tra i vari gruppi che sono stati costituiti all'interno della commissione, ce n'è uno che è specifico proprio sulla trattativa Stato-mafia, così come si approfondirà le indagini sul depistaggio di Via D'Amelio. Penso che per esempio proprio pochi giorni fa lo stesso Morra, in un incontro pubblico a Polignano, ha dichiarato che c'è la volontà da parte della Commissione di desecretare tutti quanti quegli atti interni della Commissione in cui si parla di Borsellino. Questo è già un passo in avanti. Ci sono quindi delle piccole cose che intanto si possono fare, poi bisogna andare avanti appunto nelle indagini, e di carne al fuoco ce n'è tanta, perché i temi sono molteplici, perché un fenomeno come quello mafioso, come ha detto lo stesso Morra nell'intervista, mi sembra da questo punto di vista lucido quando dice è un fenomeno che dura da oltre 200 anni
non è che lo sconfiggiamo così dalla sera alla mattina, ci deve essere un grande lavoro dietro, soprattutto culturale. Certo, però diciamo che è da molto che la magistratura chiede, appunto, almeno una certa parte della magistratura chiede alla politica, chiede al Parlamento una che si dimostri una volontà politica di affrontare certi temi, altrimenti diciamo che c'era, non mi ricordo, forse era stato c'era stato un magistrato che al Maurizio Costanzo Show aveva detto che lo Stato può benissimo affrontare la mafia e vincerla, però se l'affronta con le mani legate è come un peso massimo che ha le mani legate dietro la schiena e non può certo battere neanche un peso medio o un peso piuma, perché appunto ha le mani legate. Io ti volevo chiedere, c'è una... si sta prendendo sempre più in forza una teoria in cui la mafia in realtà non agisce da sola. È stato coniato questo termine, diciamo, sistemi criminali integrati. Nell'intervista che tu hai fatto anche a Morra si capisce che i tentativi della mafia di avvicinare la massoneria di avvicinare la mafia e naturalmente probabilmente anche i poteri finanziari ed economici. Come puoi spiegare a chi ci ascolta questo, proprio questo sistema integrato, come sta emergendo questa in questo senso indagini ci sono state da tantissimo tempo, anche non solo a Palermo, per esempio, con i cosiddetti sistemi criminali che erano stati teorizzati da Ingroia Scarpinato, ma c'erano state anche indagini nel passato, in particolare proprio che hanno indagato sulla massoneria, penso al procuratore di Palmi Agostino Cordova, penso a tutte le inchieste che sono state sulla P2 e su altri settori. L'ipotesi è che appunto il sistema criminale integrato mette in relazione questi vari poteri, questi vari sistemi tra di loro che detengono un potere. La mafia, per esempio, a lungo ha avuto il potere militare, oggi forse più che il potere militare ha il potere economico frutto del traffico di stupefacenti, che è veramente impressionante, parliamo di 80 miliardi di euro l'anno, e si mettono in relazione tra di loro tutti quanti questi sistemi di potere più o meno occulti, perché poi in realtà si scopre che all'interno di entità come quella della massoneria, che comunque cioè una massoneria anche legale, il problema è che esiste anche una massoneria nascosta ancora oggi, questo emerge da inchieste a Reggio Calabria, da processi in corso a Reggio Calabria, penso a quello sullo stato parallelo che sta portando avanti proprio il procuratore lombardo, penso a vicende che sono state raccontate al processo 'Ndrangheta stragista con collaboratori di giustizia, Cosimo Virgilio, prima ancora con un altro ex massone, capo massone tra l'altro, un venerabile, Giulio Di Bernardo, cioè, ci sono state tutta una serie di elementi che sono stati raccolti, ci sono anche incontri che si intrecciano poi con la storia della trattativa Stato-mafia, la storia delle stragi, se si pensa che collaboratori di giustizia raccontano delle famose riunioni di Enna a cui avrebbero partecipato varie componenti, non solo mafia, non di sola mafia, ma anche appunto soggetti legati alla massoneria, soggetti legati all'eversione nera, e che insieme si erano
avevano concordato non solo la linea da seguire per le stragi, ma anche la linea da seguire nel dopo stragi, cioè quale era l'obiettivo finale. Certo. E in qualche maniera poi, se si va a vedere tutta quanta l'evoluzione di quello che è avvenuto in questi 20 e più anni, ci si accorge che comunque si è seguito un certo tipo di sistema, un certo tipo di logica, un certo tipo di situazioni. La mafia purtroppo non è stata sconfitta, sono stati arrestati tanti boss criminali, ma il fenomeno esiste e resiste ancora più che mai, e anzi oggi i collaboratori di giustizia, soprattutto calabresi, ci raccontano proprio di questo rapporto dove i mafiosi entrano nella massoneria, o anzi la massoneria che entra nella mafia, con questi rapporti, questa esistenza di strutture come la Santa, che è una struttura di mezzo tra l'andrangheta e il potere politico, economico, finanziario. E quindi ci sono varie cose, è un discorso che è molto complesso, me ne rendo conto, non se ne può parlare in 5 minuti, no. Però il dato che è che appunto esistono questi tipi di strutture, e la direzione che sta prendendo sempre di più negli investigatori è proprio che esiste un sistema criminale integrato che mette in relazione tra di loro queste organizzazioni criminali. E diciamo che si sta anche sostenendo che lo stesso Matteo Messina Denaro sia protetto da una loggia massonica siciliana, e che nel libro, so che tu hai avuto anche modo di intervistare l'ex magistrato Carlo Palermo, autore del libro La Bestia, lui ad un certo punto diciamo scopre proprio un mondo in cui ci sono dei poteri proprio massonici che interagiscono e influenzano in modo decisivo la politica, la vita democratica, ipotizzando addirittura una piramide rovescia, il dottor Carlo Palermo. Non so se vuoi aggiungere due cose a quanto ho detto io adesso. Beh, per quanto riguarda il discorso che fa Carlo Palermo sul fatto che comunque ci sono appunto dei poteri, che poi anche allarga il discorso non solamente in Sicilia ma anche a livello internazionale, e quindi certo, allargando il discorso a livello internazionale ovviamente si crea una il ragionamento diventa ancora più complesso. Il fatto è che per quanto riguarda quello che dicevi prima sulla, per esempio, la protezione di Matteo Messina Denaro, non lo, lo dicono molti magistrati che ha una rete di protezione molto alta. Anzi, a proposito proprio per quanto riguarda tra gli eventi che ci saranno in queste prossime settimane, mi sembra giusto segnalare anche l'evento del gruppo dei ragazzi di Our Boys, che noi come Antimafia 2000 sosteniamo e appoggiamo, che di fatto porterà uno spettacolo proprio a Castelvetrano e prima ancora anche qui a Palermo, dove si parlerà di Matteo Messina Denaro. Senti, abbiamo giusto qualche minuto, io ti chiedo un'ultima riflessione. Capita spesso di sentire le persone fare però su queste indagini, su questi processi che riguardano le stragi del 92 e del 93, affermare che sono ormai cose lontane nel tempo e non si capisce quale beneficio se ne possa trarre da fatti che ormai appunto sono passati 25, 26, 27 anni. In realtà invece non è così. Come possiamo spiegare a chi non comprende qual è l'importanza del trovare quella verità? Ma l'importanza è perché di fatto non avere la verità su quanto è avvenuto in quel tempo, la verità eventuale ci dimostrerebbe che abbiamo vissuto in una democrazia artefatta,
che abbiamo vissuto in una democrazia che non era quella che noi credevamo, e quindi è assolutamente, potremmo scoprire che magari figure che per quanto riguarda la verità sui mandanti esterni, figure che hanno governato per oltre 20 anni nel nostro paese, magari hanno ordito e in qualche maniera appoggiato determinati delitti. Questa sarebbe una verità agghiacciante, disarmante, qualora venisse scoperta. Io ricordo sempre che c'è un'indagine aperta a Firenze per essere mandanti delle stragi del 1993 nei confronti di Marcello Dell'Utri, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 7 anni, sta scontando la pena, ma anche condannato in primo grado per la trattativa Stato-mafia. Ma oltre a Dell'Utri, in quell'indagine è implicato anche Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio, che ha fatto il bello e il cattivo tempo per 20 anni nel corso della nostra storia. Ma poi magari quella saldatura di potere tra mafia e istituzioni si è tenuta anche con gli altri tipi, con gli altri governi, che poi quella verità non l'hanno voluta, non l'hanno cercata, l'hanno sottaciuta. E quindi vedete la logica di compromissione e non tenuta della nostra democrazia diventa così ampia, e non potremmo mai definirci un paese veramente libero se non conosciamo la verità su questi fatti. Purtroppo il nostro è un paese che nasce fondato sul ricatto, fondato da questi accordi. Bravo. Questo è il problema più grande, ma se non guardiamo in faccia questa verità e ci rassegniamo e basta, ecco, non saremo mai veramente liberi. L'ho detto prima, mi ripeto. Bene, noi siamo in chiusura adesso, le 19:53, e noi ti ringraziamo di tutte le informazioni e dei chiarimenti che ci hai dato, Aaron, e ti auguriamo buon lavoro per tutto quello che avete in piedi. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ecco, allora 19:54, io al pensiero di Aaron voglio aggiungere soltanto un'immagine. Pensiamo allo Stato italiano come un corpo fisico a cui è stata fatta, che si è ferito. Si è ferito 20 anni fa, 25 anni fa, ma quella ferita non è mai veramente guarita, continua a fare pus, continua a rendere l'arto che è stato colpito malfunzionante, e quindi vedendolo in questo modo, proprio come una ferita che ancora non è guarita, possiamo capire quanto quello che è successo ieri ci riguarda molto da vicino per quanto riguarda l'oggi. Ancora oggi c'è dolore, ancora oggi c'è impossibilità di muoversi, di agire per i cittadini di questo paese in modo libero, come diceva Aaron, in un modo efficace, perché c'è una ferita che ce lo impedisce. Un buonasera a tutti e un grazie dell'ascolto. Ripassiamo la linea a Rosario Moreno di Radio Science. Buonasera qui da Aldiano Appi, il Sicomoro, associazione il Sicomoro.com. Bene, grazie Alviano Appi dell'associazione il Sicomoro di Pordenone, insomma, che ti ritroveremo anche la prossima settimana come sempre. Intanto riprendiamo la linea qui dallo studio centrale di Treviso. Per due cose fondamentali, prima di passare la linea per gli aggiornamenti a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, dalla redazione di Venezia, volevo suggerire, dato che il tema era proprio la mafia questa sera, volevo suggerire un libro a tutti i nostri ascoltatori, radioascoltatori, web tv ascoltatori, un libro che ho trovato su Amazon, che costa 7-8 euro. E il libro si intitola Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, di Paolo Borsellini. In effetti era, diciamo, un intervento di Paolo Borsellini, insomma, quando è andato in una scuola appunto a parlare con i ragazzi, è una scuola qui del Veneto. La prefazione comunque di Salvatore Borsellino, Paper First è l'editore, e il titolo è Cosa Nostra spiegata ai ragazzi. Bene, e con questo io giro la linea subito a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, dalla redazione di Venezia.
Sì, grazie Rosario Moreno. Riprendiamo dunque da Venezia per parlare di un'allerta meteo in Val di Chiana. Ora vi domanderete cosa c'entra Venezia con Val di Chiana, perché la nostra testata, quindi colgo l'occasione per spiegarlo, è come se fosse anche in Val di Chiana, Montepulciano, perché noi siamo presenti con il digitale terrestre tramite Telidea di Chianciano, tra altre cose con copertura regionale, non solo della Val di Chiana. A tale proposito saluto anzi i colleghi della televisione di Chianciano Terme, appunto Teleidea, frequenza 190. Ecco, per coloro che ci seguono da Toscana, tra pochi minuti ci sarà il nostro settimanale Pinetologi Reporter, quindi sintonizzati sul 190 dal Monte Serra, canale regionale. Allora, dicevo, c'è un'allerta meteo in Val di Chiana, quindi c'è un comunicato stampa dall'Unione dei Comuni Val di Chiana Senese, e dunque qui si parla soprattutto per domani. I sindaci raccomandano la massima prudenza, maltempo in arrivo sulla Val di Chiana Senese e allerta meteo arancione, temporali forti, raffiche di vento, temperature in sensibile diminuzione, tempo in arrivo sulla Val di Chiana Senese con marcato peggioramento nella giornata di mercoledì e possibile temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni del consorzio la MMA, le condizioni meteo andranno peggiorando già dal pomeriggio di domani, già dal pomeriggio di oggi, quindi in queste ore parliamo, oggi 9 luglio, nelle zone interne potranno verificarsi dei temporali. Più netto il cambiamento previsto per domani, 10 luglio, quando soprattutto nella mattinata ulteriori temporali anche di forte intensità interesseranno tutta la Val di Chiana Senese. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da vento e raffiche, mentre potrebbe anche cadere la grandine. La situazione sarà infatti caratterizzata da una sensibile diminuzione delle temperature, in particolare le massime. Vista l'intensità dei fenomeni, la Regione Toscana ha emesso per tutti i comuni della Val di Chiana Senese un'allerta meteo di colore arancione dalla mezzanotte alle 13 di domani. La situazione si dovrebbe evolvere rapidamente verso una maggiore stabilità, ma i sindaci dei comuni interessati raccomandano di adottare comunque la massima prudenza, soprattutto alla guida. 19:59. È tutto dunque qui della redazione di Pinetologi TV, potremmo dire redazione Val di Chiana. La linea torna a Rosario Moreno allo studio centrale. A te, Rosario. Grazie Massimo. Massimo Bonella di Pianetologi TV, la redazione di Venezia. Noi termina qui questa trasmissione, questo appuntamento di oggi, però volevo ricordare ai nostri amici le rassegne stampa di Radio Science TV per l'emittente in digitale terrestre Telemare, che sono ricevibili in tutto l'Alto Adriatico. Quindi appuntamento con la diretta il prossimo martedì, sempre agli stessi orari. Un caro saluto da Rosario Moreno, un buon proseguimento con i nostri programmi. Dimmi Massimo. Ecco Rosario, ecco, scusa se ti interrompo così bruscamente, ma giusto perché è interessante, è importante specificare per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, per vedere Radio Science TV in digitale terrestre tramite Telemare di Gorizia, ecco, la frequenza, il canale, allora dovete sintonizzarvi sul canale UHF 60, quindi MUX 60 UHF da Piancavallo, LCN 18. Ecco, lo ripeto perché ci sono stati alcuni ascoltatori che mi hanno chiesto. Dunque, per vedere i programmi di Telemare di Gorizia e quindi anche le rassegne stampa, approfondimenti di Rosario Moreno di Radio Science TV in digitale terrestre a Telemare, quindi ricordo allora canale UHF 60 da Piancavallo, LCN 18. Bene, grazie Massimo, questa precisazione era doverosa perché è giusto ricordare anche insomma dove sintonizzare il proprio televisore, almeno chi può vederla, diciamo, tutto all'Alto Adriatico. Quindi ripeto, diamo appuntamento ai nostri amici con il prossimo martedì con la diretta Science, sempre agli stessi orari. Un caro saluto, quindi termina qui, un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.